Milano. Nel Palazzo dei Congressi, alla presenza di alte personalità del mondo della scienza, della cultura e dell'arte, è stato consegnato il premio internazionale La Madonnina, fondato dalla scrittrice Renata Pescanti Botti e giunto quest'anno alla 26esima edizione. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla professoressa Rosalind Yalom del Veterans Hospital di New York. È un fisico nucleare che ha ideato il metodo radioimmunologico basato sull'impiego di isotopi radioattivi. Fra l'altro, questo metodo offre la possibilità di identificare i malati di epatite virale e i portatori sani. Per il turismo, la Madonnina è stata assegnata all'Hotel Ritz di Abano Terme. Ritirano il premio i coniugi Emma e Luigi Poletto, che in questo particolare e delicato settore hanno esaltato la più vera e profonda prerogativa dell'ospitalità italiana, contraddistinta dal calore umano. Ma è forse insufficiente parlare soltanto di turismo nel caso specifico, poiché l'Hotel Ritz è qualcosa di più di un grande albergo ospitale e bene organizzato. Ce ne rendiamo conto visitando il complesso. Abano, a cui fa da sfondo suggestivo il paesaggio dei Colli Euganei, è centro termale di fama internazionale. Il Ritz, oltre ai sofisticati comfort grande albergo, dispone di una complessa attrezzatura per la cura di tutte le forme dolorose reumatiche ed artritiche e delle malattie della respirazione. Non mancano naturalmente impianti per cure estetiche e dimagranti, oggi in gran voga. Esistono una piscina coperta ed una scoperta con acqua termale. Personale specializzato, sotto la sorveglianza di un direttore sanitario, provvede alle varie cure, da quelle estetiche ai veri e propri bagni di fango. Viene praticato anche l'idromassaggio, utilizzando naturalmente le benefiche acque termali, così come per le affezioni del naso, della gola e delle vie respiratorie, sono disponibili impianti di aerosol. In una attrezzata palestra si praticano i molteplici esercizi di ginnastica medica. Il premio La Madonnina è stato dunque ben meritato.